Ciao ragazzi, siamo nella bella Modena. Iniziamo la giornata con la colazione tipica modenese, che consiste nell'intingere il gnocco fritto caldo nel cappuccino. E mi raccomando che qui a Modena si dice il gnocco fritto e non lo gnocco fritto. Attenzione, che ci tengono all'articolo. È buono. Davvero? Tra le tappe imperdibili di Modena c'è sicuramente il mercato Albinelli. Andiamo! Dovete sapere che Modena è la città con il primato europeo per numero di prodotti DOP e IGP. Tra questi prodotti il più noto è sicuramente l'aceto balsamico di Modena. E pensate che questa notte dormiremo in Cascina Bonini, dove è presente anche una acetaia. Siamo all'interno dell'acetaia Bonini, dove viene prodotto l'aceto balsamico tradizionale di Modena. A differenza dell'aceto di Modena IGP, per produrre quello tradizionale occorre un solo ingrediente, il mosto d'uva cotto. L'aceto balsamico tradizionale, per essere definito tale, deve invecchiare in queste botti da un minimo di 12 anni fino a oltre 40 anni. Il nome tradizionale si riferisce ad una vera e propria tradizione di queste zone, infatti l'aceto balsamico tempo fa veniva utilizzato come dote per il matrimonio delle proprie figlie. E dopo aver vissuto questa esperienza unica, adesso assaggiamo anche un prodotto unico. Pensate che questo aceto è stato invecchiato nelle botti per ben 50 anni. Assaggiamo. Noi che siamo abituati all'aceto del supermercato, questo è veramente pazzesco. Tra le bontà di Modena ci sono anche le tigelle. Ma potevamo venire a Modena e non mangiare un bel piattone di tortellini in brodo? C'è stata raccontata una preziosa chicca sull'ambrusco e sui tortellini in brodo. Infatti nei tempi antichi, quando la carne era un bene costoso e prezioso, si usava mettere l'ambrusco nel brodo per insaporirlo. Adesso ci proviamo anche noi. Signori e signori, ecco a voi il Duomo! Ci troviamo in Piazza Grande, questa alle nostre spalle è la Buonissima. Sono tantissime le leggende che ruotano attorno ad essa, ma la nostra preferita è quella che racconta che sia una dama che durante la carestia uscì impappucciata per dare da mangiare a tutti i modenesi. I modenesi, grati di questo gesto, le dedicarono una statua e da allora è come se vegliasse un po' su tutta la città. Stiamo salendo adesso sulla Ghirlandina, monumento e simbolo della città di Modena. E adesso andremo su a vedere la vista dall'alto di tutta la città. Modena era una città fatta di vie d'acqua, un po' come una piccola Venezia. E ci sono tantissimi simboli che testimoniano ciò, come per esempio fontane, carrucole, oppure i nomi stessi delle vie, come per esempio Canal Grande, Canal Chiaro, Corso Duomo, Via Canaletto, eccetera.